Allora, buonasera a tutti, sono le 18.45 e diamo il via a questo evento che abbiamo denominato Tra cielo e terra. Buonasera a tutti, facciamoci un applauso. Dicevo Tra cielo e terra nel prologo, prima edizione. Perché prima edizione? Perché alcune associazioni si sono messe intorno ad un tavolo ed hanno concepito questo evento che un po' è organizzato, ma vi accorgerete un po', potrà assolutamente essere frutto anche un po' della giusta improvvisazione, perché è una serata che dedichiamo con tutto il cuore, ognuno di noi dedica con tutto il cuore a Gelsomina Scaldafede, e quindi chi volesse ad un certo punto nel corso della serata, nel corso di questa sceneggiatura, di questo racconto che abbiamo immaginato di fare, volesse intervenire, volesse aggiungere, volesse arricchire, volesse dare un colore in più a questa serata, lo può fare senza problemi. Dicevo, perché la prima edizione? Appunto, proprio perché queste persone hanno riflettuto su questo dato. Gelsomina Scaldafede è nel cuore, lo dicevo prima, di tutte le persone di Lauria. Al tempo stesso vi sono tante altre persone, purtroppo, di cui sentiamo davvero tanto la mancanza, non ci sono più. E diventa difficile, credetemi, per chi si mette un po' ad organizzare questo tipo di iniziative, scivolare, no? Cadere anche un po' in qualche equivoco, anche in qualche imbarazzo. Allora l'idea di dar vita ad un percorso, no? Ad un cammino che inizia con Gelsomina, perché probabilmente negli organizzatori di questo evento Gelsomina è la persona che magari si conosceva di più, con la quale si era anche condivisa un'esperienza, un evento, un'iniziativa, anche una serata in pizzeria. E quindi allora ci è sembrato anche forse più facile per certi versi partire con Gelsomina. Tra l'altro il ventennale un po' ci ha spinto in questa direzione, no? E evidentemente le cifre tonde, no? I numeri tondi spingono un po' al ricordo. E quindi dicevo, sicuramente Gelsomina quest'anno meritava completamente, ecco, questa iniziativa Tra cielo e terra, ma nei prossimi anni, già dall'anno 21, probabilmente nel periodo estivo, svegliamo un piccolo retroscena, questa iniziativa si doveva fare quest'estate in Piazza San Nicola, poi ci sono stati un po' di problemi, quindi si è un po' rimandata, però davvero dalla prossima estate cercheremo di ritagliare uno spazio per chi non c'è più, ma non per raccontare, non per dar vita ad un racconto in cui le emozioni sicuramente sono importantissime, ma cercheremo anche di, e proveremo anche questa sera, ad andare anche un po' oltre l'emozione, perché noi riteniamo che Gelsomina sia presente, no? In una forma diversa, ma sia presente, quindi sia felice, felicissima di questa presenza, di questa serata a lei dedicata. Io riflettevo, pensavo, certamente forse Gelsomina adesso sarebbe, che ne so, a Potenza, sarebbe a Roma, no? Sappiamo il suo impegno giornalistico, il suo talento giornalistico oltre che impegno, quindi probabilmente sarebbe, no, in altri luoghi forse più importanti di questo, ma io sono convinto che almeno nel periodo estivo, no? Credo che almeno nel periodo estivo un po' di tempo sarebbe stata qui a Lauria, certamente questa sala sarebbe stata anche un po' sua e probabilmente avrebbe partecipato proprio concretamente, come lei sapeva fare, come lei ha fatto anche in altre circostanze, ad essere operativa, ad essere concreta, ad essere determinata, dinamica. E quindi è davvero una serata in cui ci saranno le emozioni, abbiamo detto, ma cercheremo anche un po' di andare oltre. Allora, io vi chiedo anche, io avverto una, sarò io e quindi in qualche ribalto su voi, questa emozione, ecco, cerchiamo di vivere con la più grande serenità possibile e questa serata che ha sicuramente un retrogusto di tristezza, insomma. Però guardiamo anche in positivo, c'è un pezzettino di un video che faremo vedere tra un po' in cui lei canterà con un deputato del tempo e si farà
duetto con questo personaggio pubblico. Perché? Perché Gelsomina era un ciclone, così come abbiamo detto sul manifesto. Però prima di iniziare, o meglio, la serata è già iniziata, io vedevo, proprio perché è una serata che ha un valore importante, un valore per la stessa città di Lauria. Tra l'altro l'altra sera nel Consiglio Comunale, convocato l'11 di settembre, è stata ricordata all'inizio, proprio il sindaco Gaetano Vitivieri ha rivolto un saluto alla sua memoria, ha rivolto un saluto alla sua famiglia in quella sede così importante e così prestigiosa, la sala più importante di Lauria, tra l'altro dedicata proprio a Gelsomina Scaldafiori. Per continuare per un attimo questo filo, no? per mantenere aperto questo contatto con l'istituzione Lauria, noi abbiamo in sala due assessori. Un assessore è venuta più preparata, l'assessore Lucia Carlo Magno, che a cui chiedo la cortesia di fare che mi ha scongiurato di non farlo salire perché non aveva la camicia. Però io dico Giuseppe Iannari, eccoti. Giuseppe, siccome Gelsomina era una persona, abbiamo detto poc'anzi, era una persona dinamica, una persona attiva, una pallavolista, Giuseppe. E quindi è era una persona molto elegante, però spesso insomma usava anche questo tipo di abilità. Assolutamente sì. Però mai come Gelsomina, signore. Giuseppe, insomma, però mai come Gelsomina. Allora, un saluto, ecco, se possibile, anche ufficiale, perché rappresentate assolutamente l'ufficialità del comune di Lauria, e poi continuiamo con la serata. Tra l'altro vi è l'assessore provinciale Vito Rossi. Io alla fine deve salire anche lui, perché lui si rappresenta l'istituzione, ma rappresenta anche altro, e chi più di me può dire questo. Magari ecco, verso la metà certamente Vito ci donerà un ricordo di Gelsomina. Però lascio volentieri la parola ai due assessori per un saluto. Buonasera a tutti, e chiaramente grazie e un plauso all'iniziativa che Gelsomina meritava, perché come l'hai definita sul manifesto era un ciclone, ma Gelsomina continua a vivere nei cuori di tutta Lauria per il suo sorriso, per quello che già aveva fatto nei pochissimi anni della sua esistenza terrena, e sicuramente in questi 20 anni in cui è mancata avrebbe fatto tanto, tanto anche per Lauria, perché lei come molti di noi ci teneva molto. Non è facile parlare di questa serata, anche perché ricordare persone che sono care, e poi lei è venuta a mancare in una età così giovane, mette tristezza, hai ragione. Dobbiamo sorridere sicuramente, perché lei portava stampato il suo sorriso, e sorridere dà già forza di per sé, quindi la vogliamo ricordare con un altro applauso e con un bel sorriso stampato, penso, un po' per tutti. Lei comunale giorno 11, c'è il piacere di avere la sala consigliere intitolata a lei, e quindi anche per gli amministratori che si sono già alternati e si alterneranno negli anni futuri, il ricordo di Gelsomina resterà più che mai vivo. E ricordarla, ricordiamola e sorridiamo per lei. Grazie. Grazie assessore. Assessore Iannarella, non facciamo una domanda istituzionale perché già brillantemente l'assessore ha evidenziato, ecco, la bellezza di Gelsomina e tutto quanto. Ecco, Giuseppe, abbiamo detto la pallavolo, Gelsomina ha avuto una parentesi, ha avuto una stagione legata alla pallavolo, vorremmo da te un parere tecnico, dai. Buonasera, non solo Gelsomina, ma vedo che c'è anche Anna Maria, anche con la quale abbiamo trascorso po' di periodi pallavolistici. Beh, Gelsomina come giocatrice di pallavolo forse era meglio che lasciamo stare, sarà più brava a fare tante
emozionato stasera, Mario, e forse proprio l'informalità del mio abbigliamento, forse Gelsomina avrebbe anche fatto piacere, perché lei era fatta così, cioè improvvisava su tutto, perché oltre un po' come tutte le persone che sono in sala, Gelsomina l'amavamo tutti, quindi eravamo amici di famiglia, noi in modo particolare, Elio, Rosaria, Gianfedele, vedo anche Angelo di Potenza, di zii, quindi ci lega un rapporto oltre che di cittadini, ma proprio amicizia familiare. Ricordare Gelsomina, diceva bene Lucia, dicevi anche bene tu prima, non è semplice, ci vorrebbero giorni e giorni. Ci sono tanti episodi dalla televisione, da Merendiamo, ebbe il coraggio di farmi vestire da Befana, non so come fece in una serata, Merendiamo insieme, quindi ci sarebbero tante cose da dire. La cosa importante è che Gelsomina da lassù ci continua a guidare e ci dà la forza per andare avanti in tante cose. Spesso io, quasi quotidianamente, mi rivolgo a lei, come tanti altri, come hai detto tu prima, amici nostri che sono venuti a mancare, e gli chiediamo di darci una mano per andare avanti. Quindi un grandissimo applauso a Gelsomina e a tutte le persone. Testimonianza. Tra l'altro dobbiamo ringraziare due associazioni, gli Amici del Teatro e Mostiello Sud, che hanno collaborato notevolmente al buon esito, tra circa un'oretta e mezza lo decideremo assieme, però sicuramente hanno preparato al meglio, ecco, questa iniziativa, così come lo faccio adesso, se non poi mi dimentico, grazie a Gianni Agrelo, grazie a Pietro Rilascio, grazie a noi abbiamo scritto il coro, no? Ad un certo punto, poi un po' è un coro, è un po' non è un coro, è un po' in forma ridotta, però Martina, la moglie, e Rossana e Giacomo, delle ragazze stupende, le sentirete cantare davvero, e sono straordinari. Quindi tante persone hanno collaborato a questa iniziativa, tra non molto le vedrete proprio e qui e sul palco. Dicevo i video, perché Gelsomina, come sapete, ha partecipato pienamente all'epopea delle televisioni locali a Lauria, fortunatamente, perché in questo modo siamo riusciti a conservare, no? a documentare un po' tante cose belle che lei è riuscita a fare. Questa sera vi vorremmo proporre alcuni refrain di questi video, in particolare il primo, due minuti, facciamo delle pillole proprio per non appesantire la serata, diciamo, ecco, questo filmato intorno ai due minuti, e ci sarà un Gianni, se puoi passare un audio sulla dei giovani nei confronti della politica e di quello che ha causato la vecchia partitocrazia. Questo è l'invito speciale, una trasmissione di TV Lucana dove Gelsomina fu ospite, stiamo parlando di fine 1993, probabilmente uno degli ultimi video di Gelsomina, e Elisa Forte, che era la conduttrice di quella trasmissione, appunto l'invito speciale di TV Lucana, faceva molte domande. Chi ha pazienza può andare su internet e può trovare integralmente questa bellissima intervista. Noi proponiamo solo due minuti e poi un'altra piccola cosa. Prego Gianni. Innanzitutto una grande passione, tu lo sai bene perché ci conosciamo da tanto, una grande passione che mi anima da molto tempo, da tanti anni, sapendo di andare incontro ai grossi sacrifici, a tanti ostacoli, ne sto vivendo tantissimi, però mi rendo conto, capisco anche che è inevitabile, sono tempi duri, anzi durissimi, e comunque un po' di tenacia, un po' di forza, un po' di sfida, come in ogni cosa della vita, mi caratterizza, quindi vado avanti cercando di superare gli ostacoli e di dare sempre il meglio di me stessa. Allora, le difficoltà che hai avuto all'indomani dell'elezione, bene, ne hai già quasi parlato, però volevo sapere il tuo primo impatto con il Consiglio Comunale. Emozionatissima, naturalmente, anche perché
un'esperienza così nuova. Io mi ero sì interessata alla politica per questo mestiere, però viverla così in prima persona è tutt'altra cosa. Ebbene, sono sentita molto responsabile, io rappresento una fetta di cittadini, quindi ho avvertito il mio primo consiglio comunale una grande responsabilità, cercando di stare attentissima a tutto quello che si diceva, a tutto quello che si faceva, non mi facevo sfuggire una virgola, non lo faccio ancora adesso, ma all'inizio mi ricordo che mi viene dopo un mal di testa fortissimo perché ero attenta e volevo diventare brava con tutti i consiglieri comunali più anziani di me, più esperti naturalmente. In che modo si è stata accolta? Cioè, tu pensi che sia stato più difficile? Come purtroppo poi accadde in quella legislatura, ci stette davvero pochissimo, perché poi, come sapete, iniziarono i guai, ecco, per Gelsomina. Però abbiamo detto, noi dobbiamo un po' andare sul doppio binario, un po' le emozioni, anche un po' le emozioni forti, però intorno al minuto 18, che è un momento davvero particolare, brillante, no? Questa era la Gelsomina che forse ricordiamo anche di più, no? La Gelsomina che generava serenità, che generava felicità. Qui in questo video, ad un certo punto, all'improvviso esce fuori una chitarra, e che è uscita fuori la chitarra con un deputato che voi conoscete, e ad un certo punto si mettono a cantare e guardate cosa succede in diretta televisiva. Noi siamo stati molto diciamo di sì. L'organizzazione di esibirsi in qualcosa, prenderci più mani, più casalecci, più casalini, tutto sommato, e qualche volta in casa ci divertiamo anche. Bello, dai, come ci divertiamo? E io qualche volta mi divertivo suonando la chitarra e possiamo così fare questa esibizione, che spero molto modesta, perché sì, non suoniamo la chitarra da tanto tempo, noi abbiamo mai provato a cantare. Anzi, la prima volta. Proviamo a fare qualcosa. No, questo vedete se sono su questa no, poi saluteremo insieme i nostri facciamo gli auguri di un felice, speriamo, un prossimo 1994. Scusate se sogniamo un po', Fare che l'anno che passiamo noi, un giorno mi resta Roma bella, ci aveva fatto altro col segreto, e le ragazze vanno innamorate, e le ragazze vanno innamorate, ma che c'è importa, ma che c'è frega, se lo stradino ci ha messo l'acqua. Ovviamente noi diamo degli assaggi, però sicuramente ripeto, se andate su internet potete trovare questa puntata, l'avete riconosciuto, l'onorevole Romualdo Coviello e tante altre cose ancora. Abbiamo detto quindi l'epopea delle televisioni. Allora, in questa iniziativa noi abbiamo detto che vogliamo sicuramente ricordare Gelsomina, emozionarci nel suo ricordo, però può essere anche l'occasione, sempre con una tempistica a tambur battente, mi verrebbe da dire, per parlare un po' di quel periodo, di quel momento storico. E io vorrei chiamare sul palco Vincenzo Policastro. Allora, noi abbiamo preparato il salottino, non so, proviamo, perché abbiamo avuto qualche problema tecnico, però Vincenzo ci possiamo accomodare, accomodati. Allora Vincenzo, sicuramente il tuo ricordo di Gelsomina è intenso, perché funziona, sì, assolutamente sì, è intenso. Ma innanzitutto mi vorrei scusare con il pubblico se non sono venuto come Giuseppe Iannarella, non ho fatto in tempo a cambiare. Tu mi alzi la palla, che è una cosa la devo dire sempre, perché è giusto tenere insieme le due cose. Vincenzo Policastro diventerà attore il 4 di ottobre, perché una persona che sta scrivendo questa cosa del cardinale Brancati, quello che dicevo prima, ha pensato a Vincenzo, perché c'è una parte in cui si deve parlare in dialetto romanesco. E c'è un personaggio di fantasia in questo caso che è importante per la storia.
Al che si è pensato a Vincenzo Policastro, e quindi dovete sapere che il 4 e 5 di ottobre Vincenzo Policastro diventerà Ricciotto, che sarebbe un popolo, non un burino, diciamo, ma insomma un romanaccio, un romano di Roma accanto ad un lauriolo. Un motivo buono, se il tempo è buono per andare al mare. invece assolutamente ti verranno a vedere. Allora, torniamo assolutamente su Gelsomino. Dicevamo le televisioni, ricordiamo tre televisioni e mezza, perché poi c'era anche la televisione di Nemoli, che per un certo periodo pure era seguita qui a Lauria, e non solo ovviamente. Le tre televisioni, giusto per fare un po' di rinfrescare la memoria. Fatemi dire Teleoasi per prima, anche se poi fu la seconda, ma siamo seri, Telelaurie, Teleoasi e poi TVL, che diventò TV Lucana poi nella parte finale. Tutto questo bel movimento nel 1994 ebbe il suo epilogo e fu davvero un momento amaro. Ciò detto, Vincenzo, facciamo un passo indietro e ricordiamo la quotidianità tua di giornalista, in particolare a Telelauria, dove c'è stato l'incontro con Gelsomino, ecco come vedevi con questa collaborazione con lei. Allora, dire le televisioni di Lauria è un po' come dire Gelsomino. Le televisioni di Lauria hanno sfornato tanti e tanti elementi, femminili, maschili, tante ragazze, che poi ci sono viste troncare la carriera all'improvviso nel 94. Naturalmente Gelsomino era il personaggio di spicco, senza voler sminuire il valore di tutte le altre e degli altri. Anche Pino Carlomagno, che lo ricordiamo, per la simpatia, sicuramente insomma, era una bella lotta con Gelsomino. Tra l'altro, Vincenzo, permettimi, giusto perché questo momento è anche un po' uno spaccato di quel periodo, è però una lettura o una rilettura di quel periodo. In quella fase, Vincenzo, ci fu un giovane corrispondente di Viggiano, che adesso la domenica sera, se accendete Rai 2, lo trovate a fare la domenica sportiva. Mi riferisco appunto al caro Angelo. Quindi quella covata, insomma, produsse assolutamente dei giornalisti di rilievo. Infatti ogni volta che vediamo Angelo un po' il cuore sobbalza. Vincenzo, il rapporto con Gelsomino, un ciclone anche nella redazione, correva avanti e indietro con una Renault di colore R5, se non vedrà, di colore bianco, andava da Santo Iorio a via 25 aprile in continuazione. E io non ero ancora vecchio all'epoca, però Gelsomino mi faceva sembrare ancora più giovane. Questa è la conclusione del discorso. E lavorare con lei è stato un divertimento più che altro. E ricordo i lunghi fai show con i politici casarecci e regionali, e con qualche aggiunta anche di qualcuno che veniva da Roma ma che non era lucano. E nella Puglia con Gelsomino, diciamo così, ha avuto lo stacco, perché chiunque voleva venire a Lauria per sottoporsi a delle interviste, e facevamo io e lei soprattutto ore e ore di interviste a questi politici, ripeto, caserecci e non, ed era un divertimento, perché poi volevamo anche avere domande non propriamente tecniche. Ma il ricordo che più mi è rimasto impresso è stato quello delle interviste, sempre in coppia con Gelsomino, all'arcivescovo Cantista. Era una persona, è ancora, perché è ancora in vita, grazie a Dio, è una persona amabilissima, e forse si divertiva più lui che noi in queste interviste.
Ci fu anche una bella intervista a Monsignor Talucci nella visita pastorale Lauria, sì, con Don Gaetano Giordano. Quello è un altro pezzo che se lo trovate su internet davvero è assai particolare. Vincenzo, due cose su Gelsomina, aggiungo anch'io qualcosa perché casualmente in quel periodo bazzicavo con gli ambienti. Due aspetti, i telegiornali, un piccolo aneddoto insomma che particolare. Quando si facevano le inquadrature del telegiornale, allora cosa succedeva? Il giornalista normale, chiaramente allora stiamo parlando di televisioni locali, quindi premetto che non si dovrebbe fare così, ci dovrebbe essere un'inquadratura precisa, perfetta, anzi magari una persona che arriva lì e già sa tutto. Chiaramente a livello locale all'inizio si fa un po', non dico come capita, c'era anche un ordine, però insomma un po' di licenza poetica c'era. Allora, quando i telegiornali li leggeva Gelsomina, primi piani proprio notevoli, insomma, perché ma ovviamente lo schermo veniva assolutamente riempito da lei. Poi in altre circostanze, magari in un secondo piano, magari la telecamera si allargava. E quando c'ero io magari si allargava un gatto di passaggio. Assolutamente no, però ci sono, d'altro ci sono anche delle fotografie, perché poi questi fotogrammi hanno ovviamente determinato delle fotografie che sono davvero delle bellissime. Cioè lì, se guardate, se si prova a chiudere un attimo gli occhi, c'è davvero la lettura del telegiornale di Gelsomina, non aveva, era perfetta, e quindi davvero tu eri, era telelauriana, poteva essere Telenorma, poteva essere il TG2 o il TG1, aveva proprio un ritmo che è naturale, tra l'altro, perché sì, stava facendo esperienza, ma era proprio talento, davvero talento cristallino. Poi un altro aspetto che vorrei evidenziare, che è particolare perché valorizza un po' un aspetto specifico della sua persona, la vicinanza ai bambini. Lei, mi pare lo diceva Giuseppe, l'assessore Iannarella all'inizio faceva un programma per bambini, e questo gli faceva piacere poterlo fare, perché conosciamo tutti la delicatezza e l'entusiasmo che Gelsomina aveva nell'accompagnarsi ai bambini. Vincenzo, stiamo forse un po' rallentando un po' la serata. In conclusione, tra l'altro sappiamo che tu c'è un tuo post, perché io poi penso anche questo, ma immaginiamoci Gelsomina con internet, con Facebook. Lei purtroppo non ha vissuto, diciamo, questa fase, insomma. Cioè, nonostante insomma già utilizzare i media nel modo egregio che sappiamo, ma chissà come avrebbe ulteriormente saputo utilizzare queste grosse opportunità. E dicevo, questa sera vi saranno dei messaggi, dei ricordi, dei post, perché poi lo spiegheremo questa parte, e quindi sicuramente voglio evidenzieremo questa cosa. E sappiamo che c'è una tua riflessione, un tuo post molto particolare dell'addormentata, però poi il gentile pubblico lo scoprirà tra qualche istante. E Vincenzo, l'ultimo messaggio in bottiglia per questa serata, per quel che riguarda ovviamente il tuo intervento. Mi ricordo ancora il tiro che mi giocaste, te e Ruggero, mi lasciaste 2 ore davanti alla telecamera e ve ne andaste. Sì, ma lo facevano spesso. 2 ore a chiacchierare, sostanzialmente. C'era una rubrica che si chiamava Il Documento. Da allora Teleosi non ha visto più nessuno. No, assolutamente. Vincenzo, avremo assolutamente modo di parlare di questi aspetti, perché sono degli aneddoti che poi si sono... è stata vita vissuta, e chissà quante persone ricorderanno anche... Quei momenti particolari. Ma questa sera c'è Gelsomina al centro dell'attenzione. Poi diciamo, a lei un po' piaceva essere al centro dell'attenzione, voglio dire, ma era una persona che sapeva il fatto suo, e quindi assolutamente gli piaceva essere un po' diciamo sotto i riflettori. Allora, Vincenzo, ci fermiamo qui e vediamo un po' come la serata fluisce con pensiero. Me lo ricordo quel caschetto biondo sopra quel viso dolce e birichino, e mi diceva: posso dare un bacino?
ed io me lo sono stato fino in fondo. 20 anni sono passati da quel giorno che perdesti la lotta con la vita. 20 anni sono da quando sei partita per quel viaggio che non ha ritorno. Lauria ti pensa ancora, si è fermata, con la memoria sua che non si sposta perché è rimasta ferma a quella data. E ricorre il tuo nome, Gelsomina, però purtroppo non c'è la risposta. Sta scritta su una stella che cammina. Perfetto. Silvana Marchese, però non lo diamo adesso, se no creiamo poi una meglio, insomma, che adesso il pubblico si concentri sulle cose che stanno per ascoltare. C'è un filmato di quando Gelsomina aveva 6 anni, faceva, se non vado errato, la prima elementare nel 1974, scuola elementare Guglielmo Marconi. E c'è un filmato e dove probabilmente si potranno vedere anche persone che sono qui stasera, perché era la sua classe, no? E quindi poi lo cercheremo alla fine, così come c'è una bellissima immagine che ci ha consegnato Lucia Ielpo, permettetemi, questo è un escamotage anche per citare un po' le persone che insomma ci hanno scritto e sono state davvero contente di questa iniziativa. C'è un'immagine molto bella di Gelsomina, artista teatrale, ma ne parleremo tra un attimo, perché a questo punto io voglio proprio chiamare Maria Pia sul palco. Va prima il filmato e poi chiamiamo Maria Pia Papaleo, che è stata tra le artefici di questa iniziativa. Prego il filmato. Lo sport.
Sapete, io sono una curiosa della città. Bisogna amare la vita, e io l'amavo, anche se a volte la notte non dormivo, perché si affollavano tanti pensieri. Il teatro è l'arte più completa, perché tocca la vista e l'udito e tutti gli altri sensi. Anche se c'è buio.
Martina, la moglie che eseguirà un pezzo come sa fare lei, davvero un'artista tutto tondo. Martina, sei molto apprezzata e ti ringraziamo per questa tua partecipazione qui stasera. Appena siamo pronti, possiamo. Suo papà, Elio.
Avresti compiuto 47 anni, ci manchi da 20. Il tempo scorre, ma non è cambiato niente. Sei sempre con noi. Ti amiamo più di prima. Ci resta solo un rammarico: sapere se tutte le tue aspirazioni si sarebbero realizzate. Erano tante. Ce la stavi mettendo tutta per affermarti in quella professione che amavi tanto, il giornalismo, ma senza mai trascurare quella grande voglia di crearti una famiglia. Dicevi: voglio tanti figli. Certo, lassù nella tua dimensione avrai un bel da fare con tutti gli angioletti che ti girano intorno. Come sempre ti abbiamo preparato la torta, le candeline, le faremo spegnere alla nipotina Nadia, che ti vuole un mondo di bene. Noi ti continueremo a fare gli auguri fino al giorno che ci ritroveremo. Auguri, Gelsomina. Mi mancano quei momenti di tenerezza quando mi davi la mano e me la stringevi forte. Sapevo che eri felice di stare con me, vicino a me. Ogni momento della giornata mi porta un ricordo di te. Sarà proprio difficile dimenticarti. E quando si fa sera e la mia mente è ancora lucida, che mi assale la nostalgia di te, cerco con forza e determinazione di sfuggire a questo momento di sconforto, pensando che nella tua dimensione sei felice, sorridente e più bella che mai. Ormai è una certezza. Sei tu che mi dai la carica, la forza fisica, la lucidità, la voglia di sentirmi ancora importante nel mio lavoro, nella famiglia, nel sociale. Tu me lo dicevi: papà, sei e sarai sempre per me un esempio, per la tua saggezza, la tua dignità ed il tuo buonsenso. Non ti deluderò mai, figlia mia. Continuerò ad essere quello che hai amato morbosamente nei tuoi 27 anni di vita. Ti voglio bene. Che bello ricordare certi momenti vissuti, quando intorno a noi regnava l'allegria e la voglia di divertirci. Era il carnevale 1990 e tu ce la mettesti tutta, con abbigliamento e trucco, a farmi diventare una bella donna. Quante risate quella sera a casa degli amici. Nessuno mi riconobbe. Ti ho voluto ricordare anche in questa versione allegra, ironica, brillante e piena di inventiva. È tempo di feste. Questo per te era un momento di gioia. Eri delegata all'acquisto dei regali e la tua fantasia, non ti mancava, si esaltava alla ricerca di tutto ciò che poteva fare contenti grandi e bambini. E poi, la sera del 24, intorno al tavolo imbandito per circa 30 persone, ti presentavi con il cesto pieno di pacchetti confezionati scrupolosamente da te, con nastrini di tanti colori, ma resi ancora più splendenti dal tuo coinvolgente sorriso. Ogni regalo era accompagnato da una dedica che solo tu riuscivi ad ideare con un pizzico di sottile ironia che ci faceva impazzire di risate. Adesso l'impegno è diventato più grande. Dovrai regalare amore a tutti quelli che ti ricordano e ti vogliono bene. Ce la farai. Ti conosco troppo bene. Questa è l'ora di raccoglimento, quando l'ufficio si svuota e resto solo. È proprio adesso che mi dedico tutto a te. Mi piace sfogliare dei ricordi e rivivere i momenti belli
unici che abbiamo vissuto. Li tengo custoditi nella mia mente come in una cassaforte e non svaniranno mai. A volte ho anche qualche rimpianto, pensando che avrei potuto darti di più. Ma adesso voglio ricordare solo le cose belle che abbiamo vissuto insieme. Sai bene quanto ero orgoglioso di te ed anche tu ti cambiavi lo stesso sentimento. Ti ricordi quando dicevi: guai a chi mi tocca papà. Il parlarti mi dà forza e serenità. Ti voglio bene. Questa sera mi vengono in mente le lunghe nuotate a mare. Di solito le facevamo al crepuscolo, quando il sole calando all'orizzonte ti baciava con i suoi raggi, esaltando i tuoi lunghi capelli biondi, e diventavi ancora più bella. Come ero felice e orgoglioso di te, di mia figlia. Gli dico anche quel giorno sulla neve, mi convincesti a fare una pista nera che tu abilmente affrontasti, mentre io ero in grande difficoltà. Come posso dimenticare le tue risate quando io cadevo, mi rialzavo e poi ricadevo ancora. Arrivati giù mi abbracciasti e con tanta dolcezza mi dicesti: papà, sei grande. Suo fratello Gianfedele. Il momento del tuo ricordo coincide quest'anno con l'inizio dell'avventura più importante della vita di Nadia, la scuola. Spero che in questo cammino lungo, faticoso ed affascinante, tu possa essere il suo faro affinché lei possa trarne le più grandi soddisfazioni. Auguri Nadia, amore mio. Sentire Nadia la sera mentre rivolge il suo sguardo verso la croce illuminata che domina il nostro paese dall'alto, dire: papà, che bella luce che fa la croce di zia Gelsomina, è una bella sensazione. Quella croce è di tutti noi, le rispondo. Zia Gelsomina fa solo in modo che splenda ancora di più. Rivedere posti vissuti insieme assume contorni surreali ed il ricordo è un input perché tutto diventi bellissimo, anche perché sei qui con me, con noi. L'ultima, percepirti è l'unica sensazione della quale non potrei mai fare a meno. Abbiamo davvero toccato tutte le corde dei sentimenti. Allora, salite insieme, quindi vi posso citare tutte. Allora, Agnese D'Amato, Antonio Fraudatanio, Maria Pia Papaleo, Luisa Papaleo, Odelio, vi ho citato tutti e vi do il microfono. Per Gelsomina, da zia Ginetta. Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo, Sant'Agostino. Saranno con noi sempre ed ovunque, finché saranno nei nostri pensieri e nel nostro cuore. Il tuo ricordo dopo 20 anni è più che mai vivo in tutti coloro che ti hanno conosciuto ed amato. Sembra ieri, ma sono trascorsi 20 anni. Come dimenticare quell'11 settembre? Una giornata estiva, calda, un corteo funebre per le strade di Lauria, volti attoniti di parenti ed amici, un grande silenzio interrotto dai singhiozzi di chi ti voleva bene. Oggi, 11 settembre, il mio pensiero va anche
anche alla tua cara mamma Rosaria, una donna incredibilmente forte che grazie alla fede ha superato un dolore così assurdo e lacerante. Sì, perché credo sia assurdo per una madre dover assistere impotente alla morte della propria carne, del proprio sangue. Perdere un figlio credo sia la più atroce delle sofferenze. È un dolore che non passa, che non svanisce, un incendio dell'anima che non si estingue mai. Ma la speranza è che Dio, quello che ti toglie, poi dà. La fede e la forza di mamma Rosaria dimostreranno che la grandezza di Dio ci sostiene e ci sorregge sempre. Tu eri il simbolo della donna attiva, dinamica, combattiva, paladina dei deboli, dei sofferenti, degli emarginati. Non ti sei mai tirato indietro quando bisognava lottare per affermare i principi dell'onestà, dell'uguaglianza, della giustizia sociale, dei diritti delle donne. Sono convinta che dal mondo in cui ora vivi, dove regnano la pace e la felicità eterne, con il sorriso che ti era abituale, ci guardi con affetto ed indulgenza, sperando che qualcosa finalmente cambi in positivo nelle nostre piccole ed effimere esistenze. Sono più che convinta che anche tu non avresti approvato tutto questo clamore e questa enfasi che solo l'8 marzo vengono tributati alle donne. Avresti con forza detto, argomentando con parole e pensieri validi ed efficaci, come è la tua consuetudine, che la donna va amata e rispettata tutti i giorni dell'anno. Avresti rivendicato per la donna ruoli di prestigio e di responsabilità nei vari settori sociali, in cui l'uomo è ancora prevalente in assoluto. Ti saresti fortemente indignata nell'apprendere che ogni 3 giorni una donna viene uccisa per mano di un uomo e che spesso subisce violenze fisiche e psicologiche subdole e continuate, che umiliano e deprimono. Ma sono anche certa che tu lassù pregherai il nostro Dio buono e misericordioso, perché guidi ed orienti la nostra vita terrena, indirizzandola verso percorsi più giusti e più retti, verso una società in cui uomo e donna abbiano, pur nel rispetto delle loro peculiarità, pari diritti e pari dignità. Quando sei andata via per sempre, il nostro rammarico grande era quello di non poterti più vedere, di non poter più ascoltare la tua voce. Ci mancava la tua presenza fisica, corporea. Con il passare del tempo abbiamo imparato a vivere senza di te. La vita ha proseguito a scorrere in maniera apparentemente normale, scandita da una quotidianità densa di ricorrenze e di eventi lieti e tristi, in un'alternanza di stati d'animo più o meno felici. Nel nostro cuore, costanti e immutabili, rimangono tuttavia il tuo ricordo e il rimpianto doloroso per un'esistenza recisa nella stagione più bella della vita, quando ogni sogno sembra possibile e minimamente ci sfiora l'idea del sonno eterno. È bellissimo constatare quanto tu sia presente ancora nella mente e nel cuore di tante persone che hanno avuto la fortuna e il piacere di conoscerti. A distanza di 20 anni il ricordo di te è vivo come non mai, così pure il rammarico di averti perduta nel fiore degli anni, quando tutti pensavamo che ti saresti pienamente realizzata nei vari ambiti della vita, ben conoscendo le tue doti intellettive, la tua determinazione, il tuo coraggio, la tua personalità. Noi continueremo a parlare di te, a pensarti, perché anche chi non ti ha conosciuto sappia che un angelo biondo destinato a Dio ha vissuto su questa terra, donando gioia a chi ha incrociato la sua breve esistenza. Mi piace immaginare la vita come un libro. Ogni giorno una nuova pagina, ogni anno un capitolo.
tempo il nostro libro personale si arricchisce sempre più di esperienze belle e brutte, di eventi gioiosi e tristi, di avvenimenti lieti e particolarmente dolorosi. Il capitolo della tua partenza rappresenta uno dei momenti più tristi ed angoscianti della nostra vita. Da quel giorno nulla è stato più come prima. Abbiamo iniziato una doppia vita, una legata all'attimo prima che tutto finisse, l'altra legata al vivere quotidiano, quasi normale. In calce ad ogni pagina del libro vi sono i ricordi, il rimpianto e spesso la rabbia. Anche tu farai gli auguri al tuo papà per la sua festa, nel modo che ti è abituale. Un pensiero, un'immagine, un ricordo, una leggera sensazione. Avrai modo di abbracciare tanti papà che non sono più qui tra noi. Farai sentire loro, con il tuo carattere esuberante, l'affetto grande di chi quaggiù li pensa e sente la loro mancanza. Al termine di una lunga e stancante giornata, il pensiero va ancora a te, che sei così lontana e magicamente presente nella mente e nel cuore. Le nostre lotte quotidiane a tarda sera cercano momenti di riposo, di distensione e di pace, che spesso ritroviamo in un ricordo, in una preghiera. Guardo una stella particolarmente luminosa che brilla, immobile, nel cielo stellato in mezzo a milioni di altre stelle. Potresti essere tu che vivi negli spazi infiniti ed inaccessibili. È proprio in questo preciso istante che, come per magia, la stella inizia a contrarsi, ad emanare spazi di luce più vividi ed intensi. Suggestione, illusione o magica e meravigliosa realtà. I giorni, i mesi e gli anni passano velocemente e si riempiono di eventi nuovi. Storie normali e straordinarie, Fausto e Fauste. La vita continua e apparentemente si rinnova e si evolve, ma le vicende degli uomini, così come le loro emozioni e i loro sentimenti, sono sempre gli stessi, nel bene e nel male. Immutabili nel tempo sono anche il tuo ricordo e il vuoto che ci hai lasciato, e difficilmente potrà riempirsi. Noi continueremo ad amarti e tu da lassù continuerai amorevolmente a soffrire. L'inverno è nel pieno del suo splendore e ci costringe a rimanere chiusi in casa, alla ricerca di un tepore che riscaldi il corpo ma anche l'anima, spesso afflitta e tormentata dai ricordi. Da essi spesso emergono la tua immagine, i tuoi occhi, il tuo sorriso, e tornano alla mente le tue idee, la tua forza interiore, la tua voglia di vivere. Se dovessi paragonarti ad una stagione dell'anno, sceglierei l'estate, per l'intensità e l'energia che al pari del sole estivo riuscivi ad esprimere in tutto ciò che facevi, coinvolgendo positivamente chi ti era accanto. Oggi anche tu penserai alla tua mamma nel giorno della sua festa e le farai sentire la tua vicinanza e il tuo affetto. La tua è stata una grande mamma coraggio, che ha affrontato con dolore ma anche tanta forza i lunghi mesi della tua malattia, donandoti quel sostegno, quella comprensione e quell'amore che solo una mamma può dare. E per poter trovare un senso ad una tragedia così grande, ha fatto ricorso alla fede. Per poter trovare un senso ad un evento così doloroso, in grado di far vacillare la mente. E lei, una mamma coraggio, alla quale va tutta la nostra comprensione ed ammirazione. Penso che anche tu, come tutti, avrai avuto paura della morte, ma non per la morte in se stessa. In fondo la morte si addormenta al nostro fianco silenziosamente. Non fa rumore, non ci disturba. Per molti, per coloro che hanno fede, ed era il tuo caso, la morte significa passare a miglior vita.
L'unico rammarico è questo. Nonostante ci si lamenti della vita, anche con molte sofferenze, è gradevole stare qui, godere dei colori, dei suoni, del vento che accarezza il nostro viso. Spesso mi chiedo se a te manca tutto questo, se è giusto che ne sei stata privata alla tua giovane età, nel fiore degli anni, quando tutto sembrava possibile e realizzabile. E questo per noi è lo sconforto più grande. Quest'anno mangeremo, come ogni anno, nel giorno del tuo compleanno la torta che il tuo papà immancabilmente comprerà ed offrirà alle persone care di famiglia. Sarai con noi e tra noi, con il sorriso e l'allegria, con quell'entusiasmo che sempre manifestavi in occasione di feste e ricorrenze. Gli anni sono passati e non avrebbero intaccato la tua bellezza, né avrebbero cambiato il tuo carattere gioviale e socievole. Forse oggi, chissà, saresti una donna pienamente realizzata nei vari ambiti della vita. Un destino infausto, purtroppo, ha deciso espressamente che tu possa essere felice nella nuova dimensione in cui vivi. È nelle giornate di tristezza e di profonda malinconia che penserò a te, per chiederti un sostegno ed un supporto, un aiuto ad uscire da momenti bui che a volte si palesano anche senza una motivazione precisa. Dopo aver guardato la tua foto ed aver parlato idealmente con te, è consolante constatare come tu riesci a donare serenità e ad infondere nuova energia e rinnovata speranza. La tavola è imbandita, le pietanze per il cenone sono pronte, è pronto anche il grande gesto sotto l'albero di Natale. Tra poco accoglierà tutti i regali che ci scambieremo a mezzanotte insieme agli auguri. Come ogni anno, ognuno di noi, silenziosamente, ti penserà. E tu, sono sicura, ci guarderai con affetto e ci sorriderai. Forse ci manderai anche un bacio e ci darai una carezza, che avvertiremo come un impercettibile alito o un lieve movimento suono nell'aria. Allora ti accoglieremo e tu sarai con noi. Come ogni anno ci mancherai, saresti stata felice dell'arrivo nella nostra famiglia di tanti nuovi pronipoti. Sara, la sola che hai avuto il piacere di conoscere, poi Daria, Alice, Felice, Francesca, Annalisa, Flavia, Lara, Francesco e poi la tua cara nipotina Nadia. Anche in una famiglia allargata come oggi la nostra, avresti continuato ad essere tu la regista, donando allegria, gioia, affetto vero e sincero a tutti. In particolare ai bambini che tanto amavi. Quando sei andata via per sempre, il dolore era enorme, inaccettabile. Si dice il tempo lenisce il dispiacere, ma non lo cancella. In parte è così. Dopo la tua dipartita, la vita non è stata più come prima. Niente può più essere come prima. Elaborare la tua perdita è stato un processo lungo e complesso. Rimarrà per sempre nei nostri cuori una ferita profonda che si va pian piano cicatrizzando. Ma si cicatrizzerà mai completamente? Grazie a zia Ginetta. Nella gente può nascere una speranza, forse più un desiderio che un progetto. Ma quale cambiamento è mai possibile senza essere umani come lo vogliamo? Ringraziamo gli amici del teatro, faranno un'altra entrata, magari o rimanete qui. Allora, Rossana, un pezzo musicale di Malikayan e poi ritorniamo per una parte più breve, la parte finale, una poesia di Gelsomina, se non vado errato, che chiuderà questa parte davvero molto significativa, molto bella di questo evento tra cielo e terra. Prego Rossana.
poesia di notte. Chissà se nel cuore della notte più lunga che mai, trasgressiva come sempre, riesce la mia mente a pensare poesie. Sguardi rotondi, da occhi piccoli rimpiccioliti dal sonno. Il sonno si chiama zoccolino, così gli anziani del mio paese chiamavano quello che per i greci era Morfeo. Ah, Morfeo, Morfeo che avvolgi i miei sensi, ma io ti resisto, per questo mi sento stordita. I miei occhi vanno all'ingiù, i miei riflessi sono rallentati, il mio viso sembra quello di una statua per i pochi movimenti che fa. Quanto potere tu, se io possedessi la magia del sonno, addormenterei i bimbi nel modo più dolce che c'è. Canterei nelle foreste un dolce canto per gli animaletti che li abitano e per le piante che lì crescono. Soffierei sul viso degli innamorati un vento tiepido di serenità. Griderei alla luna di vegliare sempre sui figli miei, i figli della notte. Oh Morfeo, Morfeo, quanto desidero che tu rapisca la mia mente quando è l'ora del riposo. Nella sfida tra te e me vorrei che vincessi tu. Finora, caro Morfeo, in tutte le sfide che ho fatto non ho mai sperato di perdere. Sei un privilegiato tu, ma questa volta la sconfitta risulterà un bene per me e anche per te. Gelsomina, 6/12/1993, ore 4:20. E altrimenti perché si invocherebbe Orfeo? Chiedi permesso agli angeli. Scendi per un attimo e cullami. Posa le tue mani sulle mie. Chiedi permesso agli angeli e torna qua giù per un istante per sapere chi sono, per sapere chi sei. Raccontami la favola che non ascoltai da bambina. Incantami con la voce che non ho udito. Mi manchi e sono troppo fragile stasera. Per Gelsomina, i tuoi amici. Sono passati 19 lunghissimi anni da quell'11 settembre. Non ho mai avuto il piacere di conoscerti, perché io ero nato solo 2 mesi prima. Avresti dovuto essere la mia madrina, ma il destino ha fatto sì che non avvenisse. Avrei tanto voluto conoscerti, e anche se ciò non è accaduto, dentro di me so che mi avresti insegnato tanto, e so che mi avresti voluto bene. Ciao Gelsomina, Giuseppe. Ciao Gelsomina, oggi papà ha festeggiato il compleanno, lo so che lo sai, grande uomo papà, ha imparato a vivere con il dolore ed andare avanti, lo vedi da lassù quando porta a passeggiare un cane, è uno spasso, a proposito, l'altra mattina mamma Rosaria mi ha incontrato e mi ha abbracciato, sembrava che mi abbracciassi tu, me mo vada, la domenica continua, ti abbraccio forte, copriti, anche se in paradiso il calore non manca. Ciao, alla prossima, Gelsi. Il tuo ricordo è una danza che si moltiplica all'infinito. La tua danza ci regala un'estasi che ci fa lasciare per attimi questa bianca esistenza. Esattamente com'era, com'è, come sarà per sempre. La nostra estasi ha un solo fine, quello di sentirti intorno a noi. Nelle forme del corpo che la tua danza va creando ci sono gli angeli, ci sono tutti i mari, i monti, c'è il sole, c'è la luna, sovrani della luce e dell'ombra, ci sono le canzoni, i poeti che li cantano. Danza oltre i confini del tempo, nella purezza originaria di ogni cosa. Maria Pia. Ciao Gelsomina, che freddo qui da noi, è proprio aria natalizia. Lassù, hai preparato il presepe? Sicuramente ti stai dando da fare per portare su una slitta i regali ai bambini. Non te li sta conosce come si è fatto e quanto amore avevi per loro.
Salutali per me e tu non dimenticare che qui sulla terra ci sono tanti, ma tanti amici che ti vogliono bene. Una preghiera personale ti chiedo. Vedrai certamente mio padre Giacomo salito al cielo 3 mesi prima di te. Ecco, dai un bacio da parte mia e digli che sempre nel mio cuore come lo sei tu, cara, dolce Gelsomina. Pino. Quando non so più dove volgere lo sguardo mi fermo. Chiudo gli occhi e mi concentro sui tuoi. Ti trovo sempre. Sorridi. Anche se lo so che lo sai che sto sbagliando, mi sorridi. Perché tu mi comprendi. Mi resti accanto comunque. Non sento la tua voce, ma so quello che vuoi dirmi. Continua a guardare me. Tutti noi. Barbara. Ciao Gelsomino, guardavo dalla finestra i fiocchi di neve che scendevano lentamente. Non so perché a tale immagine ho associato la tua. Tu esisterai sempre, non cesserai mai di farlo. Sei eterna e accompagni noi nella quotidianità, spesso, come una dolcissima farfalla che danza nel cielo. Antonio. Ci sono persone che vivono la loro vita anche dopo aver lasciato il pianeta Terra. Vivono non solo nel ricordo di chi li ha avuti vicino, ma anche nel quotidiano di chi per un motivo o per un altro usufruisce del loro aiuto o della loro serenità. Gelsomina vive o rivive nei cuori di chi l'ha conosciuta e anche di chi non l'ha conosciuta. Rivive e vive continuamente, in ogni attimo di respiro, nel cuore dei suoi cari, nel cuore del suo simpatico papà. Vive, se la ride, guarda, osserva e ride. Maria Pia. Le persone a me care che per fatalità di vita non sono più con noi. A me piace ricordarle e pensarle come se fossero raggi di sole, perché basta soltanto non mettersi in ombra per sentire ancora il loro calore. In questo mio attimo il mare è l'unica emozione che mi dà vita ed è l'unica cosa così immensa e senza confini che io posso, anche solo per un attimo, paragonarlo all'amore che il tuo papà prova per te, Gianluca. Il Signore ha sempre un motivo perché ti manda su questa terra. Il motivo per Gelsomina era quello di espandere la sua essenza, che era fatta di molteplici qualità, tante, se ancora oggi l'amiamo, se ancora oggi è con noi. Tanto poco sia il tempo, la finalità è lasciare l'impronta, perché niente sia stato seminato in vano, se non la gioia di aver potuto godere della sua presenza. Maria. Ieri sera ho rivisto un film, facce attonite, sguardi increduli, occhi lucidi, l'anziana vicino al tuo bianco vestito, il giovane piangente ed inconsolabile. Una giornata illuminata dal sole in un paese pieno in un silenzio assordante. La piazza aggrevita cercando spiegazione all'assurdo. Il sole va via. Inizia l'alba di un nuovo giorno per tutti più triste. Inizia un giorno nuovo, uguale per tanti, non per te. Diverso, vicino a quel sole che illumina anche di notte. Anonimo. Pensandoti, ho dinanzi ai miei occhi l'immagine di me bambina, raggomitolata a te. Impiantata dalla tua bellezza, guardavo fissa il tuo sorridermi, mentre mi rassicuravano le tue carezze. Luisa. Davvero ringraziamo gli amici del teatro che rimangono qui per l'ultimo applauso dopo l'esibizione di Rossana che chiude benissimo questa parte importante della serata. A te Rossana, amico. Thank you.
quanto il tempo solo lui lo sa, quando e come finirà la tua sofferenza. Regalo questo sorriso che io ho qua,
E mi disse che l'aveva scritta lei. E poi con... sarei ci ha creduto. Quindi questa poesia è, dico, di Gelsomino, perché le appartiene. Quindi è un monito anche per me e per tutti voi. Regala ciò che non hai. Occupati dei guai, dei problemi del prossimo. Prenditi a cuore gli affanni, le esigenze di chi ti sta vicino. Regala agli altri la luce che non hai, la forza che non possiedi, la speranza che senti vacillare in te, la fiducia di cui sei privo. Illuminali dal tuo buio, arricchiscili con la tua povertà. Regala un sorriso quando tu hai voglia di piangere. Produci serenità dalla tempesta che hai dentro. Ecco, quello che non ho, te lo do. Questo è il tuo paradosso, caro Gelsomino. Ti accorgerai che la gioia poco a poco entrerà in te, invaderà il tuo essere. Diventerai veramente tua nella misura in cui l'avrai regalata agli altri. Grazie. La seconda lettura credo che non devo spiegare nulla e capirete perché. Anch'io sono stata innamorata di mio padre. Per lui sbaglio sempre e solo la sua figlia sgangherata. Ho provato a conquistarla, ma non ci sono mai riuscita. Ho lottato per cambiarla, ma ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne comincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità. E ti perdi dentro un'uscita, a sognare di andar via con il primo che ti capita e ti dice una bugia. Gli uomini non cambiano. Prima parlano d'amore e poi ti lasciano da sola. Gli uomini ti cambiano. E tu piangi mille volte di perché. Invece gli uomini ti uccidono. E poi con gli amici vanno a ridere di te. Pianse anch'io la prima volta, stretta a un angolo e sconfitta. Lui faceva non capiva perché stavo ferma e zitta. Ma ho scoperto con il tempo, e diventando un po' più dura, che se l'uomo in gruppo è più cattivo, quando è solo ha più paura. Gli uomini non cambiano. Fanno i soldi per comprarti e poi ti vengono. La notte gli uomini non tornano e ti danno tutto quello che tu non vuoi. Ma perché gli uomini che nascono sono figli delle donne, ma non sono come noi? Amore, gli uomini che cambiano sono quasi un ideale che non c'è, sono quelli innamorati come te. Paesi e nelle prime file ci sono due persone speciali, una poetessa, Agnese Belardi, e Donata Manzolillo, due persone davvero splendide che
in collaborazione con Mosteo do Sud, ricordiamo l'altra colonna di questa iniziativa, hanno immaginato di offrire appunto qualcosa in ricordo di Gelsomina. Allora io, forse questo è il microfono, se lo potete passare alla poetessa Agnese Belardi, che tra l'altro reciterà una sua poesia, e anche Donata ovviamente reciterà un'ulteriore poesia della professoressa Belardi. Prego. Una poesia per la mia mamma. Mamma, voglio dedicarti una poesia, donarti un fiore e sentirmi viva. Ti penso e mi confondo nei ricordi, straripati come un fiume e ricondotti alla mente. Ti ricordo, dolce mamma, giovane e forte, intente mille cose, sfinita dall'incessante lavoro, ma fiera nelle certezze in cui credevi. Niente ti turbava, le giornate scorrevano come un incaraggio nella moderna civiltà. Ti ricordo, mamma, nelle abitudini del quotidiano. Poi ti ricordo silenziosa, gli occhi tristi, velati di un passato pesante, chiusa nell'angoscia di una vita dura. Vedo in te ciò che ora sento, la sofferenza aspra e tenera, la solitudine gentile come l'accenno di un sorriso, crudele come l'asprezza della vita. Come mi manchi, mamma, mi manca l'aria, il fiato. Sogno di essere visibile per vederti un'ultima volta e sciogliere così l'angoscia che dentro mi scava. Lascia che io sia terra baciata dalle stelle, tu che brilli su di me, io che brillo su di te, come un'ultima lacrima che imbrigliata tra le ciglia splende. Lascia che queste sillabe siano intarsio di melodia per poetare e accorciare le distanze. Piano, piano sento una voce. Ascolto immobile e la tua voce. Piano mi culla, piano mi accarezza. Piano mi incanta, piano mi riporta nelle distese azzurre e la trasparente luce, nelle verde frescure, mi avvolge. Il cimentio dell'usignolo mi sveglia dal tepore, pian piano un piccolo rondinotto. Cercami nell'aurora del mattino, cercami nel crepuscolo della sera, cercami, parlami ancora. Sento la tua voce fioca che mi chiama. Allora ringraziamo Donata e Agnese, che sono venute da Lago Negro, per farci un onore, ecco, perché davvero grazie per questa partecipazione. Allora, ci avviamo verso la fine e tra l'altro stiamo per arrivare alla parte più difficile della serata. Stiamo per arrivare alla parte più difficile e guardo la prima fila e ci capiamo, però ancora non è arrivata la parte più difficile. Abbiamo Martina che ci regala il secondo pezzo di questa sua partecipazione a Tra Cielo e Terra. Ricordiamo la prima edizione di questo evento, che verrà ripetuto nel corso degli anni e che sarà dedicato ad altre persone che purtroppo non ci sono più. A te, Martina.
fine della serata, però vorrei far salire sul palco alcune persone speciali e accompagnare questa salita con degli aneddoti, così recuperiamo qualche secondo. Allora, chiamerei Vito Rossi e racconto un aneddoto un po' inerente, diciamo, all'aspetto politico. L'abbiamo detto all'inizio, e Gelsomino è stata consigliere comunale. Voglio ricordare un episodio che mi tocca anche personalmente. 1993, formulazione delle liste, si fanno le liste, lei alla fine si candida. Cosa succede? Il giorno prima, pochi giorni prima, viene a sapere che si candida un altro scaldaferri. Non vi dico che combina. Praticamente questa notizia la cominciamo a Vito a discutere, diciamo, ad approfondire, nella stessa lista ovviamente, no? E quindi c'era il problema che diciamo, si votava all'altro e non a Gelsomino. Praticamente la mia macchina si mette a urlare, si mette perché noi, allora, attenzione, Gelsomino era una persona romantica, una persona, però poi era una persona che, voglio dire, ecco, però è bello anche essere così, essere sanguigni. E non vi dico, alla ventesima, io sono una persona abbastanza quieta, diciamo, ma dopo 20 volte di spiegazione e controspiegazione, io con la macchina in movimento ho aperto lo sportello e ho detto: guarda, io ti fermi qui perché io non ne posso più. Perché questo, a dimostrazione, era un piccolo episodio per raccontare com'era Gelsomino poi nella quotidianità, persona sensibilissima ma anche persona tosta, mi verrebbe da dire. Vito, a te il microfono. È difficilissimo, già da tutti gli altri, insomma, dire qualcosa. Io ricordo chiaramente parte da lontano, da quando ai tempi universitari tornavamo, qualche anno insomma in più, io ce l'ho 9-10 anni prima di Gelsomino e anche di Mario, tornavamo quindi a Loria, e chiaramente Gelsomino era la bellissima ragazza, e chiaramente insomma già da allora insomma aveva un significato per noi in quei giorni. Poi il ricordo chiaramente fondamentale è stato quello là, che probabilmente forse un fatto anche nuovo per tanti. Io ho vissuto quei mesi, quegli anni precedenti, qualche anno precedente a quella avventura del 1993, e dove io un po' più, diciamo, razionale, freddo, un po' più con i piedi per terra, mi sono lasciato trascinare da un ciclone, ma un vulcano, ma in quella esperienza c'erano due motori, due vulcani, due cicloni, che erano Gelsomino Scalaventi e Mario Lampolla, perché insomma insieme, voglio dire, parallelamente mi trascinavano in quella esperienza bellissima, straordinaria, guardandola adesso, nel tentativo di conquistare il palazzo. Noi insomma ci illudemmo, sognammo di conquistare il palazzo, in una città chiaramente caratterizzata sin da allora di essere di sinistra. Noi non eravamo da quella parte, quindi però godemmo e vivemmo questo sogno di conquistare il palazzo. I momenti precedenti sono stati veramente quelli bellissimi, ma anche terribili, perché sono sensazioni, sono esperienze, appunto fatti di scontri, come diceva Mario, perché c'era da fare le liste, perché c'era da combattere insomma con una realtà e con uno status che era difficilissimo da combattere, però fu un'esperienza diciamo straordinaria, e che chiaramente per Gelsomino poi si è consumata in pochissimi mesi. Però io ricordo la voglia che lei aveva di partecipare, la voglia di fare, la voglia di vivere, chiaramente, che la caratterizzava, che è un po' lo specchio della sua, di quella che è la sua immagine. Pensandoci adesso, io diciamo, ho avuto la fortuna stamattina di passare, cioè, una passeggiata con Candy, vedere, altrimenti è stato male se non avessi partecipato, non avessi visto questa sera. Con quanto ciclone, insomma, chiaramente i pensieri sono andati a 360 gradi, e quindi ritornare, pensare che parliamo di 20 anni fa e parliamo di una ragazza che a 27 anni, voglio dire, ci ha lasciato, e sinceramente guardando con gli occhi di adesso i momenti di allora, io vedo la Gelsomino che corre, la Gelsomino che sale e scende dall'auto, che sale e scende, voglio dire,
dal palazzo comunale, ma che dà un senso nel suo vivere della, una velocità tale come se avesse saputo, come se avesse saputo che quindi c'era un qualche cosa che arrivava, perché sinceramente guardiamo anche alle nostre vite, a 27 anni c'è una vita dietro fatta di tantissime cose, sembra quasi impossibile che si siano potute vivere in così breve tempo, l'esperienza politica, il sociale, la danza, il teatro, il giornalismo, insomma una cosa, io ricordo in quei periodo in cui sono andata da Maria, insomma, a un'età, quando ha fatto quell'esperienza a Telenord, insomma, tornavo con tanto, voglio dire, insomma, entusiasta, quindi veramente lei ha corso, e forse è stato anche bello per lei, perché ha vissuto molto di più, voglio dire, in quegli anni, ha vissuto intensamente, ha vissuto tantissime esperienze. E pensare che ha vissuto in quel modo 20 anni, più di 20 anni fa, quindi negli anni importanti che ha della sua vita, ha vissuto in quel modo anche l'essere donna, anche sono stati tanti anni, ancora oggi, voglio dire, rispetto ad alcune vicende, rispetto ad alcuni aspetti, c'è una rincorsa, c'è un conquistare. Lei in certo senso è stata antesignana, quindi di tante, anche di tante battaglie, ha interpretato un ruolo allora attuale ai tempi nostri, quindi anche per i ragazzi, con qualche ragazza che qui stasera vedete che quella tenacia, quella capacità, quella voglia di fare e di vivere è importante e può dare molto, non soltanto a chi la vive, ma soprattutto alla società. Quindi se ci riusciamo, se ci riuscite con i giovani e giovanissimi, sarà bello per voi, ma sarà soprattutto bello per la nostra società. E tra l'altro vi autorizzo a prendermi in giro per un anno se questa serata durerà più del premio Mediterraneo, cioè vorrà dire che allora insomma è patologico il problema, non è occasionale. A parte la battuta, vedo i gemelli del gol, io mi permetto di usare questa terminologia assolutamente inappropriata, chiedo scusa per due persone di grande elevatura come il professore Stoduto e il professore Lodero. Io faccio il tentativo, andrà a buon fine? Penso di sì, sì, vediamo. Si stanno consultando, inizia un approfondimento. Ma hanno detto di sì, e quindi davvero con il piacere di accogliere. Piazza San Giacomo, cosa succedeva a Piazza San Giacomo spesso? È un ragazzo, diciamo, una persona adulta che proprio di questo quartiere gli voleva bene e gli porgeva ogni volta che il semaforo era rosso un blocchettino, e Gelsomina gli doveva scrivere una dedica a questa persona che penso avete capito chi, e lei con molta tranquillità abbassava il finestrino, prego salita, abbassava il finestrino e gli faceva questa dedica a questo amico che sta a 200 metri da questa struttura. Professori, qui c'è il meglio degli educatori innanzitutto, ecco, di Lauria, ma delle persone di cultura. Ecco. Una riflessione su cui Gelsomina, iniziamo dal professore Stoduto. Sì, la verità è che io non ho particolari ricordi scolastici di Gelsomina, ricordi ovviamente di rapporti anche a scuola, c'è stata per 5 anni, quindi siamo stati sempre insieme. Però ecco, vorrei dire una cosa, ecco, forse Gelsomina non era particolarmente brillante a scuola, il problema è questo, che spero che io, ma in generale la scuola, non abbia, non solo per lei, ma un po' per tutti, rovinato troppo le doti che ognuno di noi ha. Io ritengo che tutti i ragazzi, da quando nascono e soprattutto nel periodo scolastico, che sono accompagnati dalla scuola per un lungo periodo, e il grosso rischio è che noi professori e in generale il sistema darvi le ali a questi ragazzi, cioè impedisca loro, li blocchi in qualche modo, impedisca loro di sviluppare tutte le loro potenzialità. Ritengo che per Gelsomina questo non sia successo, perché poi tutto sommato
nonostante forse la scuola è riuscita ad esplodere in quello che voleva fare, ha fatto tante belle cose, la ricordo ovviamente anche negli anni successivi, è stata sempre un esempio, diciamo così, anche per tutte le ragazze di Laurier. E ricordo anche che un'altra cosa vorrei dire, cioè sembra che i nostri giovani studenti, insomma i nostri giovani ragazzi, tante volte ce ne lamentiamo, no? Ci sono apatici, sono indifferenti, non pensano a niente, non hanno sentimenti, eccetera. Bene, non è così, assolutamente non è così. Ogni volta che poi c'è una situazione particolare, la morte di Gelsomino è stata una di queste, insomma, si vede veramente che c'è una partecipazione enorme, cioè che quei ragazzi che sembrano indifferenti, sembrano, so così, che vivono una vita quasi inutile, poi si riscoprono che tutti intorno, veramente intorno alla compagna, all'amica, eccetera, ma anche alla famiglia, alla società in cui vivono. Quindi dobbiamo avere fiducia nei nostri giovani. E penso che Gelsomino abbia compiuto, tutto sommato, anche se in breve tempo, la sua vita. Cioè, la sua vita ha avuto un significato, ce l'ha ancora oggi certamente, ma ha avuto un significato anche nei suoi anni che non sono stati molti. Ed è stato bello per tutti quanti noi. Due rapidissimi ricordi. Uno come insegnante e l'altro come genitore. Come insegnante, io sono stato il suo professore di storia e filosofia per 3 anni. Tengo un ricordo ben preciso, il suo esame di maturità sarà stato, credo, l'86, se ricordo bene, no? Io non ero commissario, però assistevo il suo professore, assisteva all'esame, il suo e degli altri. E ci fu, quando concluse, un commento di uno dei commissari esterni, non di Laurier. Ve lo ripeto, lo ricordo bene, parola per parola, poche parole. Come si fa a essere così belle e così brave? Come genitore, mio figlio Alfonso teneva, credo sia stato nel 90, teneva 5 anni, era innamorato, perché è stato uno dei tanti bambini che erano entusiasti di Gesù. Bene? Grazie. È una chicca, ecco, che il professore Dodero ci ha consegnato. Allora, siamo al grande finale, prepariamoci. Allora, vorrei chiedere, se possibile, un attimo la collaborazione di Gianni, perché ci sono due cose. Noi abbiamo cercato di tenere tutte le cose insieme. C'è una bella foto trovata da Lucia Ielpo, che penso sia abbastanza inedita, in cui, l'ho detto all'inizio, si vedeva una Gelsomino, un'artista teatrale, attrice, molto bella, c'è scritto... Ecco, questa magari già è stata mandata, però per scrupolo fatemela mandare, in modo che io domani mattina voglio il telefono bello e voglio stare. Poi invece c'è un altro filmato, questa è questa, ecco, forse in edit, chiedo. Ah, di Raffaele. Michele Accili, cosa l'avevo visto prima, non lo vedo più. Va bene, comunque la foto è bella e quindi abbiamo fatto bene a riproporla, e ringraziamo anche ovviamente Raffaele Papaleo, che è il fornitore ufficiale delle foto a Laurier, diciamo, no, lo possiamo dire. Invece c'è un video della prima elementare, e questo video invece ci è stato fornito da Silvano Marchese, e Luce e Suoni, Presepe Vivente, questo qui. E penso che qualcuno della sala si rivedrà, insomma, qualche coetaneo o coetanea di Gelsomino. E questo lo mettiamo come sfondo, quindi senza audio, senza niente, solo le immagini proseguono da solo. E a questo punto arriviamo al momento finale. So che abbiamo fatto una trattativa, però se possibile, passiamo a parlare sicuramente. Allora, io
sviluppato la famiglia, e pure per mezzo saluto anche Gianverele, gli ho detto prima: Gianverele, sta diventando come Biagio Antonacci, io poi mi dovete confermare questa cosa, e ormai sta diventando la copia perfetta, puoi andare a quelle trasmissioni dei sosia. Comunque, a parte questa battuta, allora accomodatevi, signora Rosanna. Sì, possiamo fare così. Allora, un attimo solo. Allora, non accomodatevi voi, io sto lì in piedi. Signora, accomodatevi. Allora, io vi do il microfono, iniziamo da Gianferele, secondo me, che inizia a dire alcune cose, e poi decidete voi chi deve chiudere questa parte. Poi ovviamente ci salutiamo con l'ultimo pezzo di Martina. Allora, partirei da Gianferele, alias Biagio Antonacci, o non so, chiaramente è una battuta. Troppo buono sul nome Biagio Antonacci. Buonasera a tutti, grazie per la presenza di così tante persone. È difficile, dopo una serata così emozionante, commentare quanto è stato fatto. Niente, volevo solamente ringraziare più che altro le persone che hanno partecipato a questa splendida manifestazione. Ringraziate loro. Sono state bravissime, chi ha partecipato dal pubblico, essendo qui sul palco per esprimere la testimonianza su Gelsomina, che sono sicuro che ci sta sentendo da un'altra dimensione e sarà felice sicuramente per questa splendida serata. Grazie. Buonasera e grazie a tutti. Valgono le stesse parole che ha detto mio figlio. Io, niente, mi vorrei soffermare un po' solo su una caratteristica di Gelsomina, la sua determinazione. Era determinata, e stargli dietro era veramente impossibile. Vi voglio raccontare un episodio che è capitato negli ultimi tempi, quando lei era a Telenorba, che faceva la giornalista, e una domenica mattina mi chiamò e mi disse: papà, oggi pomeriggio vado a fare la telecronica di una partita di calcio, perché il direttore mi ha mandato a Barletta. Mi ricordo pure la partita Barletta-Varese, una partita di Serie B, non è una cosa. Sì, ma sei pazzo, ma gli avrei detto che tu non ne capisci niente di calcio. No, papà, non ti preoccupare, tu dammi solo qualche notizia tecnica che io poi la inserisco nella. Me la vedo io come inserirla. Ma dico, che ti devo dire? Ti dico solo in bocca al lupo, che non vado cercando di rubare tutto di voi. Non ci devo andare perché il direttore mi ha pregato di andarci, perché mancano i giornalisti sportivi oggi, e io faccio parte della televisione, quindi devo andarci. Il pomeriggio mi collego sulla rete Telenorba, che trasmetteva il calcio e soprattutto le partite pugliesi, no? E lei ogni tanto aveva il suo stacchetto, si collegava con Barletta e lei doveva poi descrivere tutte le azioni di gioco che c'erano state. Beh, vi dico che credo che qualsiasi persona l'ha sentita, sembrava una veterana del calcio. Tant'è vero che la sera mi chiamò: papà, come sono andata? Benissimo, sei stato un dio, veramente, ma veramente, rimasto sorpreso pure io. Grandissima, che non riesco a parlare. Ti voglio
intervento. Vi ringrazio. L'uomo del teatro, per ragazze che hanno cantato, i signori di Lagomini, professoressa, ringrazio di cuore tutti quanti. E alla presenza vostra vi voglio un mondo di bene. Grazie, non riesco a parlare. Alla famiglia, quindi ovviamente alla signora Rosaria, quindi i fotografi d'assalto, ecco, sono pronti per rimortalare questo momento. Bene, allora siamo davvero alla conclusione. Allora, siamo davvero in conclusione della serata. Noi davvero vi ringraziamo per questa straordinaria partecipazione. Ricordiamo, fatemi fare uno spot, il 20 settembre il premio dedicato alla preside Scaldaferri, il 4 e il 5 ottobre qui in questo quartiere una bella iniziativa su San Francesco e il premio Cardinale Brancati, sarà presente il Vescovo, l'11 ottobre il libro qui sempre di Don Marcello Cozzi. Allora terminiamo con Martina, fatemi fare un saluto speciale al decano dei giornalisti di Lauria, il direttore Angelo Scaldaferri, che davvero per ricordare anche in questo caso un episodio assai brutto, assai sgradevole, davvero il pensiero è ulteriormente andato a voi. Allora, di solito l'ultima canzone è la più viene distrutta perché la gente si alza e se ne va. Allora, siccome siamo ai titoli di coda, però ascoltiamo fino in fondo il pezzo di Martina, che non ricordo senza di te, Laura Pausini, accidenti, quindi chiudiamo con Laura Pausini, grazie per questa iniziativa, ci vediamo l'anno 21 con la seconda edizione di Tra Cielo e Terra, a voi Martina la moglie. Thank you.
sì, sta da qui. Ciao. Ciao.